Vuoi sapere che cosa fa una compagnia di assicurazione? Te lo spiego in 2 minuti. Una compagnia di assicurazioni, per definizione, gestiscono il trasferimento del rischio tra assicurato, contraente e beneficiario. Facciamo subito un esempio. Le tre figure possono coincidere. Tu, contraente, stipuli un contratto di assicurazione. L'assicurato sei tu stesso, malattia, infortuni, quello che vuoi. In caso si verificasse il rischio e quindi l'evento negativo, tu come beneficiario riceverai l'indennizzo da parte dell'assicurazione. Allo stesso tempo, le tre persone potrebbero non coincidere. Facciamo un esempio. Tu sei il contraente, ok? Stipuli un contratto di assicurazione, ma l'assicurato non sei tu, potrebbe essere tuo figlio, ma anche una persona che non conosci, il tuo vicino di casa. Il beneficiario puoi essere tu, può essere il tuo vicino di casa, tuo figlio, ma anche una terza persona, come gli eredi legittimi. Le assicurazioni non sono vigilate dalla Banca d'Italia, ma dall'IVASS, che è l'acronimo di Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni. In alcuni casi anche dalla Consob, per quelli che sono definiti prodotti finanziari assicurativi. Infatti devi sapere che le assicurazioni non solo svolgono l'attività di copertura dei rischi, ma in alcuni casi anche quella di raccolta di denaro da parte dei risparmiatori. Devi sapere che sono definiti prodotti finanziari assicurativi perché oltre ad avere quindi una componente finanziaria, hanno una componente assicurativa. Quindi potrebbe essere che in caso di premorienza del contraente o dell'assicurato, se le due persone non coincidono, ci può essere un premio per i beneficiari. Oppure al raggiungimento di una certa età, invece di ricevere il capitale, posso ricevere una rendita vitalizia o per un certo periodo di tempo. Un altro aspetto, ma anche in questo caso bisogna sempre controllare prodotto per prodotto, approfondire molto bene il concetto, potrebbero anche essere al di fuori dell'asse ereditario, per cui non ci si pagano sopra le tasse di successione. O addirittura, ma qui è ancora più complesso il discorso, potrebbero essere anche impignorabili e sequestrabili, ma mi raccomando, chiedi attentamente a chi te lo propone i limiti di insequestrabilità e di impignorabilità e quando un prodotto non è parte del proprio asse ereditario.